Usa il vento di Hel per aprire quella serratura. Sai che non dovrei essere qui. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lame. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti! Ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu non credi che te le abbia soffiate, vero? Eccole! Ora sono pronte per i venti di Hel. Mira questo magico punto luminoso con le lame e lanciale! Ora mira la trappola del vento. Ora puoi assorbire e rilasciare i venti di Hel ogni volta che vuoi. Quindi grazie, prego e arrivederci. Sì, vai. Scongelerebbero anche i marroni. A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo. No, e dai. Contro l'estraneo. Oh che barba, che maron. Ma quello voleva saltarmi ancora addosso. Radivalf, mich de mer. Via! Corri! Bravo! Vai! Bravo, Kratos! Scusate, non morti! Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Zeus era tuo padre? Non ora. Pensiamo ad andarcene da Hel. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio. Senti, Mimir, è meglio non affrontare questo discorso, ok? E poi non ti sorprendere se in Grecia c'erano un sacco di figli bastardi di Zeus. Zeus era un bel puttanone. E la moglie una gran cornuta. Povera Hera. Gesù! Ah,
Madonna, madonna, arriva, arriva, arriva. No, vieni, vieni qui che t'ammazzo. Scassaballe. Dai ragazzi, guardate come fanno tutti i morti, cioè stanno zitti e non rompono i coglioni. Oh, entra là sopra la mano di Alcina. Mannaggia, là sopra. A sinistra! Guarda, è troppo però, basta! Brutta merda!
Ora. Oh, finalmente si è sbloccato. Corri Kratos, corri! No! Ok, quindi c'era un altro checkpoint, però non ce la potevo fare. Sì, se Kratos corresse. Ormai Kratos te servece, te servece. Sei diventato un Numarel. Vai a vedere gli scavi, va. Oh dai, la mossa base delle lame del caos. Vabbè. Ok, possiamo andarcene, via! Ce l'hai fatta! Ora torna subito da tuo figlio! Ah no, è vero, prima devo tornare a Midgard. Subito a Midgard con quel cuore. Tuo padre era Zeus. Tuo padre era Zeus. Ora capisco. Sto dondolando al fianco del maledetto fantasma di Sparta. Non usare quel nome. Non fraintendermi. Da quanto ho sentito, il Pantheon se l'è cercata, ma non sarà facile accettarlo. So che odi gli dèi, ma non riesci proprio a stare lontano da loro, vero? Non devi dire nulla, ragazzo. Non deve sapere. Idiozie, fratello. Sono solo idiozie. Deve sapere. Solo la verità lo renderà libero e completo. Sì, va bene, odi gli dèi. Tutti gli dèi, incluso te stesso. Ma tutto questo riguarda anche tuo figlio. Non capisci? Lui lo sente. Non può evitare di essere ciò che è. Non può, perché non gli hai ancora detto nulla. È tutto collegato, lo capisci? Tu non gli dirai nulla. Come vuoi. Ehi, hai presente quella scorciatoia tra i regni? Beh, l'ho migliorata. O forse l'ho danneggiata. Quella ci serve. Lo so! Perciò ho preso un paio di folate di quei venti di El e l'ho modificata. Ora si può usare per andare e per tornare, sempre se non ho combinato guai. Andiamo da Freya. Grande idea, fratello. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma ce la farete. Dai, fratello. Un attimo, c'è il caricamento. Voi signori sì che ci sapete fare.
Non è perfetta, ma poco importa. C'è ancora qualcosa da sistemare. Sbrighiamoci. Il cuore. Ce l'hai? Sì. Il dorso della mano. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire... Deve conoscere la verità, sapere chi è. Sì. Non è così semplice. Tiriamolo più su. Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. È passato un secolo da quando l'ho visto l'ultima volta. Alla nascita le rune ne predirono la morte. Il neonato che stringevo era così piccolo, così indifeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo. Qualsiasi sacrificio. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Non fare lo stesso sbaglio. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice, ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo. Non andare senza di me. Non lo farò. Sto meglio ora. Sì, lo vedo. Sarà in grado di viaggiare. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Freya, non lo dimenticherò. Grazie. Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Quello è Vanheim, vero? Ci sei arrivato da solo, eh? Beh, la finestra sembra fatta di cristallo di Bifrost. E so che dall'altra parte del muro non è così. In più, beh, ti rende triste. Sei saggio per la tua età. Sì, quella è la proiezione di un mondo che ho abbandonato tempo fa. Ciò che ti è successo ad Alfheim. Non puoi lasciare Midgard, vero? Un dono di mio marito, il giorno in cui ci separammo. Perché Odino ti ha intrappolata? Perché è meschino. D'altronde, tutte le sue decisioni sono frutto delle sue paure. I Vanir costituivano la minaccia più grande per gli Aesir, fino al nostro matrimonio. Molti Vanir pensano che io li abbia traditi. Col mio sacrificio ho ottenuto solo l'odio dei miei simili. Intrappolata qui, non potrò mai sistemare le cose. Ma perché
Vivi sotto una tartaruga? È stato il mio primo amico qui a Midgard. Mi ha offerto un rifugio e in cambio io lo proteggo dalle creature malvagie della foresta. Cinghiale dorato, tartaruga gigante. Interessanti i tuoi amici. Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Sì, per trovare la runa nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Ah, visto? La barca è a riva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Sali, tiro io. Sei silenzioso. Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato Dio, e lo sei anche tu. Allora, non hai niente da dire? Potrei diventare un animale? Se puoi diventare un animale. No, non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No, lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. È
per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. M'è compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur? Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima? Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Tyr, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. È chiaro che il matrimonio con Odino non dura. Ma Freya come finì a vivere da sola nei boschi? Quello fu un atto davvero crudele, persino per Odino. Come se il matrimonio non fosse abbastanza. Freya si meritava ben altro. Lei sopportò ogni genere di affronto in nome della pace e della sicurezza del suo popolo. Ma la follia di Odino, la sua tirannia, la corruzione della sua magia divennero troppo anche per lei. Alla fine troncò il rapporto. Odino era furibondo e la maledì molto più di quanto Freya temesse. Ma la magia di Odino era più debole. Dopo tanto tempo insieme, lui conosceva le sue debolezze e le lanciò delle maledizioni impossibili da spezzare. Oh, come non poter lasciare Midgard? La privò del suo spirito guerriero. Freya non poteva combattere né difendersi. Non poteva ferire nessun essere vivente, né con incantesimi né con spada. In questo mondo non le restava altro che isolarsi. Povera Freya, nei suoi panni ti sputerei in faccia anch'io. Già, farei lo stesso.